Che seguiamo con grande apprensione, classe 2000, primo tecnico Massimo Carofiglio, che è anche l'attuale tecnico, 1,48 m per 43 kg. Desiré presenta un esercizio molto innovativo con diverse rotazioni in avanti, è una sua caratteristica. Vediamo la prima, diagonale con un salto teso e doppio avanti raccolto, molto ben eseguito. E vediamo la seconda diagonale che dovrebbe presentare un doppio salto carpiato, vediamo, doppio salto carpiato molto ampio, ha controllato bene il salto, la tenuta del corpo e l'arrivo soprattutto, difficilissimo questo elemento. Anche una musica molto coinvolgente e naturalmente al corpo libero, a differenza di tutti gli altri attrezzi, si può dire che oggigiorno le atlete devono essere un pochino delle attrici proprio per interpretare al meglio la parte, la musica e coinvolgere non solo il pubblico ma anche la giuria. E lei ci sta riuscendo. La parte finale. Rondata flick, un avvitamento e mezzo, salto avanti carpiato e giustamente Andrea, una piccola uscita proprio nel finale, è uscita di pedana, doveva contenere un po' la sua potenza, vedete quanto è compatta e forte. Attenzione, parentesi per Vanessa Ferrari, perché attraverso la Coppa del Mondo, Igor, lei cercherà di ottenere la wild card per Tokyo proprio con i punteggi della Coppa del Mondo. Bravissima, ha tutte le carte necessarie per centrare questa missione. È una delle poche atlete a presentare due elementi così complessi al corpo libero in avanti. Il doppio salto avanti carpiato e il salto teso e di rimbalzo il doppio salto avanti raccolto. Ovviamente ha possibilità di sviluppo con questi due elementi.